Master! Ah, va a consolare, vaglielo a dire, vagli a dire Master, are le you cose alright? come stanno. Ciao a tutti e bentornati qui su Warless Games. Siamo tornati su One Man Punch, il nostro supereroe con la mascherina pronto a difenderci dal coronavirus. E lui è però, lui può difenderci. Voi dovete stare a casa con i suoi colori sgargianti, è bellissimo il suo mantellino che non vergogna, non si vergogna di portare in giro. Siamo pronti per una nuova missione importantissima perché dobbiamo andare a fare l'indagine alla casa dell'evoluzione. Chi segue l'anime sa che Saitama e Genos sono andati alla casa dell'evoluzione a sconfiggere il professore, ma comunque adesso lo vedete. Diciamo The che House la of Evolution's storia, diciamo, le headquarters missioni should be principali vanno a somewhere nearby ripercorrere un here. po' Have you been able quello to che è find the l'anime, entrance yet? fondamentalmente. What? The entrance is L'ingresso è stato destroyed? distrutto. That's Sì. very peculiar. Era stato Genos a distruggere This l'ingresso. does not bode well at all. Come non è Avoid un buon combat and segno? È infiltrate un their ottimo headquarters segno. undetected. Your priority is to ascertain their objective. The fortress walls won't let radio waves through. So this is as far as I can guide you. La fortezza Good luck. schermata alle onde radio. Addirittura. Look at that. Fresh meat. I take it this is the hero? Nah, couldn't be. Way too Questo scrawny. qui. Some random hero trash somehow Uno scarto di eroe, ma stai scherzando? Oh, che mantello ci abbiamo? Scarabeo Asura. Fantastico. Ci sono di quei cattivi che sono allucinanti. Dai, vieni qua. È ora di fare casino. Tantissimo casino. Ah, qua, che poteri incredibilmente psichici. Non gli facciamo niente. Guarda qua. Che agilità incredibile. Vieni qua. Non fame. Che miseria. Scusami, ma fai scendere i PS del nemico sotto l'80%? La vedo dura. La vedo molto dura. Vieni qua. Ci abbiamo solo una mossa finale, tra l'altro. Vieni qua. E allora. Sei forte, sei bravissimo. Sto un fan. E qua. No. Fermo. Niente. Siamo delle pippe incredibili. La riproviamo per forza. Ma stiamo qua finché non ci riusciamo. Non prendete impegno, non andate da nessuna parte. Adesso ci cambiamo il tipo. Mettiamo tipo normale, che siamo belli parati col tipo normale. Super mossa finale non ce l'abbiamo, però ce l'abbiamo del bello delle altre, quindi possiamo affrontarla serenamente. Dai, infame, ci sei? Sono prontissimo. Va qua. Guarda lì, è già tutta un'altra vita. Come no? Non è cambiato niente. È terribile sta cosa. Quanto ci metto a dare i pugni normali? Dai. Non sto facendo niente. No, ce l'abbiamo fatta. Boh, adesso dovrebbe intervenire lui, il nostro salvatore. Guarda lì. Genis non sopporto. Genos, non sopporto. Dai, fenomeno, vai. Avanti. Ma la devo usare io? Probabile. Yes, you're strong, aren't you?
È bellissimo, cioè lui è bellissimo. È l'arma definitiva di questo posto. Aspetta. Cosa succede? What are you doing? Huh? If I had attacked just now, he would have killed me. Who the hell is this guy? He's leaving himself wide open. Dai. All my instincts are screaming, sending out danger signals. Dai, attaccami. Dai, è bellissimo. Cioè, è un anime geniale, un manga, un anime geniale questo qua. How'd you get so damn strong? È un segreto che non saprei mai. So you want to know too, huh? Ok, fine. Ah, è vero che adesso racconta. Genos, you listen up too. Sì, sì, raccontaglio, dai. Ready? I got one lesson and one lesson only. What's important is to make sure you stick to this intense training. Vai, racconta il programma. He is going to tell us right now the secret to Master's power will be revealed? What training? Listen, Genos. Just have to keep doing it, no matter how hard it gets, no matter how much you want to quit. It took me 3 years to get this strong. 3 anni. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, then a 10-kilometer run every single day. And of course, make sure you eat 3 meals a day. Colazione, una banana. Banana will do for breakfast. La faccia. No, è geniale. I started to notice a difference. My determination had finally begun to pay off. I was bald, and I had become stronger. Human beings are strong because we have the ability to change ourselves. Imbarazzo. You are so full of crap. That is nothing but standard strength training, and it is not even that intense. Ma te cosa ne sai? Tu sei un robot. Che vuoi? I must become stronger, stronger than ever before. I did not ask to study under you just to hear nonsense jokes. Vabbè, non t'arrabbiare. You may not believe me, but that's really all I did. Non c'è altro. Vabbè, vedi, cioè, non è che sia così allenato. You don't want to tell us your secret, so be it. Dai, allora mi attacchi o no? I bet you aren't stronger than me anyway. But since you pissed me off. Perfetto. Dai, vieni. Avanti. È diventato Hulk. Niki, ma attacca a me. Porca vacca. Sì. Sì, buona. Sì, non gli tolgo nulla mai nella vita. Ah, ma dovrò resistere. Probabile. Probabilissimo. Poi dopo interviene lui. Vabbè, questo è fattibile, dai. Qua. Pure questa modalità qua è la migliore, secondo me. Cioè, per come mi ci trovo io, sì. Bestia. Porca. Mi ha frantumato? Sì. Genos, qua è un casino. Qua è un casino, casino. Modalità demoniaca. Cosa ci devi fare una settimana in modalità demoniaca? Dai. Fino a sabato prossimo. Perfetto. This guy's in carnage mode. That's real bad. He said he'll be on a killing rampage for a whole week. That means if you're a strong hero, then just try and stop me. Oddio, bellissimo, bellissimo. Today is bargain day at the supermarket! I really screwed up! Master!
Ah, vada a consolare, vaglielo a dire, vagli a dire Master, le cose come stanno. Cosa? Se parti ora potresti ancora farcela. Ci sono i consigli quelli veri. No, it was a limited. Una svendita a tempo. No. It's already over. Ma che palle. Silence you. Pianta con questa scempiaggine, un po' già la situazione. Guarda che sei proprio antipatico. Chi è? Ah, lui. guarda che... Master, are you all right? È geniale, geniale. I welcome you to the team. S? Comunque io stavo utilizzando un'altra modalità per migliorare l'altra modalità, perché questa qua è arrivata al massimo, quindi avete visto che adesso mi ha dato dell'esperienza per quel tipo di modalità di combattimento, ma non posso, cioè non mi serve a niente prendere altra esperienza perché sono già al massimo. Grazie per il tuo impegno e indagine a casa dell'evoluzione, il tuo duro lavoro ha portato a una rapida soluzione del caso. Basandoci sul tuo rapporto abbiamo iniziato a cercare i superstiti della casa, oltre a procedere con la pratica della distruzione della base. Grazie infinite, bene. Poi, dopo ogni missione ti arriva 1000 email. Ci auguriamo di continuare a impegnarti. Sappiamo. Questa è un'emergenza. Il negozio di arredamento nel vicolo nord della zona commerciale è sotto attacco. Andiamo. Cioè, il negozio d'arredamento ha la priorità assoluta. Che io ho bisogno di un letto. Di un vero letto in casa mia. Non ce l'abbiamo, cioè dormiamo in un tappeto praticamente, imbarazzante sta cosa. The terrorist group responsible for the riots call themselves the Paradisers. Ah, è vero, ci sono i topisti adesso. Several of the heroes who responded already wounded. We have just learned the identity of the Paradisers' leader. Hammerhead is a class B criminal. He has reportedly been involved in several violent incidents in the past. He is a man of large stature, standing over 2 meters tall and weighing 200 Bestia. Kilograms. Trovarlo nella realtà uno così è impegnativo. Una volta provocato una rissa, ha affrontato 20 avversari mandandoli tutti all'ospedale. Sent the following message to this TV station. We will continue to riot until food, clothing and shelter. Ma quanto are sei bello. Free of charge to those Ma quanto sei work, proprio meraviglioso. Whole situation sounds boring. No need for me to get involved. Like Hammerhead, the group is made up of unemployed young men with no motivation. Giovani disoccupati senza voglia di lavorare, praticamente dovevano farlo in Italia. Sono tutti rasati a zero in un'area molto pericolosa. Se doveste imbattervi in persona rasata a zero, vi consigliamo di allontanarvi immediatamente. Sì, bello. Ha detto proprio così. They stole my look. I spend all this time trying to be a hero. Spiegaglielo. But if they keep acting up, I'll be treated like a villain. Tombola. I'm gonna smash them. Bravo, così mi piace. Ora facciamo un salto al negozio di abbigliamento a vedere che novità incredibili ci sono, saltellando così in modo duro. Spaten Rider. Hai saputo della mia impresa? Grazie, grazie. Troppo gentile. Sì. Tu sei ancora in C. Troppo gentile, troppo. Ah, non faccio il modesto, lo so. Sono bravissimo. Devo andare a fare shopping. Criminal engaging in subversive activities, you say? No, devo andare a fare shopping, vedere cosa c'è di nuovo. How about I join you on this one? I promise, I'll pull my weight. Capito, I may be unreliable, but I want to help maintain the peace anyway. Ma io vado a comprarmi i vestiti. Va bene, fai come vuoi. Right, let's head out then. Ma sei ganzo, ho detto che devo andare a prendere i vestiti. Guarda te, c'ha manco la mascherina, sto qua mi contagia, sto infame. E niente. So this is it, huh? The furniture store targeted for destruction? Perché lo vuoi demolire, scusa? Like it. Okay then. Time to destroy the target. No, che distruggi? Devo comprare il futone. Halt!
No, fermai un attimo. Madonna, questo che brutto. Sono il ciclista della giustizia, è una cosa che fa scappare i criminali, lo sanno tutti. Ah sì. Ah, dio un po', adesso... Alla sua divisa, con un mantello sarebbe fighissimo, tranne l'elmo e gli occhiali che sono imbarazzanti, però sarebbe veramente figo. Prepare to get smashed! Ma guarda lì, ma che occhi che c'ha? Dai, è un travestito, che è? È Luxuria. Ci facciamo menare da Luxuria adesso. Che schifo. Ok, let's do it! Dai, anche sto qua con quel neo lì. Ma racconta giusta. Dai, è un 2 contro 2. Tranquillo, sì. Almeno ho cambiato la modalità. Vabbè, buono. Il giro c'ho il pignolo così per un po'. No. Sì, però il pugno alla schiena, dai, cioè, persona orribile che sei. È un avversario difficile. Ma sì, non ci fregano. Spaventano mica gli avversari difficili. No, non volevo cambiare, scusa. Devo fare questo. No. Malefico, non qua. Beh, a me piace troppo sta qua. No. Vedo il potenziamento. Maledetto porco. Cos'è successo? C'è esploso... esplosa roba? Perché? Opa. Dai, su pelatone... bisex, transex e quant'altro. Dai, alzati. Peccati questo. E gli ha anche detto, eh. Prova a bloccare questo e lui ha fatto la schivatona, incredibile. Che fa? Che fa? Si è potenziato, ma se non attacca... Ah, la talpa quella lì, era della casa delle mutazioni, non quella che... Dove siamo andati prima. Ma... ce l'avevo sotto. E vediamo un po'... colpo di taglio? Bene. Siamo forti, eh. Dai, ce la fai? Niente. Non la dobbiamo fare la mossa speciale. Guarda che sei proprio una persona orribile. Dai, tirati su. Niente. Dai, la rifiniamo così. Ah, che bella è sta mossa qua. Mi ricorda un po' il fulmine di Pegasus, Kenshiro. Ritornano ricordi del passato. Ma sei forte, se non intervieni sei forte, assolutamente. Certo che non ci avresti mai fatta da solo, quello è logico. Certo, assolutamente. Sono in macchina, ti tiro sotto, sappilo. Scherzo, scherzo. Ciclisti non vanno investiti. Ovviamente gli un bastone quando passa, farli cadere così. Va bene, va bene. Adesso direi che a livello di combattimento ci abbiamo dato. Adesso guardiamo un attimo cosa c'è di... se c'è qualche novità del vestiario. E poi ci salutiamo tranquillamente. Anzi, qua c'è quello dei mobili. Ci auguriamo continuare, bla bla bla, sempre la solita roba. Terroristi che hanno scatenato un'ondata di crimini in città si fanno chiamare utopisti e sono anche responsabili delle rapine denunciate di recente. Stanno a un comunicato consegnato a una stazione TV, gli utopisti proseguiranno nella loro attività criminale finché chi non ha lavoro riceva cibo, vestiti, alloggi gratuiti e garantiti. Tutti i membri del gruppo sono calvi, molto pericolosi e responsabili di atti gravissimi come la distruzione di vari edifici.
Ma in quella foto lì c'è solo il ciclista e noi? Non mi piace mica sta cosa. Poi c'è il supereroe di cartone. Eroe intellettuale. Va bene. E dov'è il negozio? Ah, c'avevo dietro. Devo comprarmi un letto perché non ho il letto. Ah, c'è la lavatrice. Porca vacca, la lavatrice è bella. Grigia, sì. E frigorifero ce l'abbiamo. Cuoci riso non ce l'abbiamo, siamo pazzi. Cuoci riso nero. Totalmente colori a caso. Però non già ce l'abbiamo. La cassettiera. Cassettiera bianca, sì. Colore normale. La libreria, non c'abbiamo già la libreria, sai, sì. Il letto, oh. Il letto blu, no, il futone. Letto verde, letto giallo, letto rosso, letto rosa. Che schifo. Ma c'è un colore che prendiamo giallo. Un po' legno sembra. Neanche un futon piegato bianco, così neutro. Tanto futon non ci ho mai avuto a posto. E mi vendo niente, nulla. In città è apparso un eroe famoso. Buon per lui, buon per lui. Un giorno lo saremo anche noi. Vediamo un po' il negozio di abbigliamento cosa c'è. Poi andiamo a casa e lo arrediamo. Le bende. Questo è giacca e cravatta. No. No, non mi sembra ci sia niente di... Dio. Che sguardo. Ma questo è tipo noi, più o meno. C'è lo zaino. No, l'eroe con lo zaino... Non so perché, eh. Con la benda. No, ma noi abbiamo la maschera. Noi siamo gli eroi che stanno attenti alla diffusione del virus. Che stanno a casa. Se escono mettono la mascherina. E hanno cercato la mucchina in qualsiasi farmacia. Chissà dov'era. Casa mia. Qua. Eh? Basta chiedere. Certo vuoi andare nella mia stanza. Arrivo fin qua. Me lo chiedi anche. Cosa voglio fare? E dai, su. Ma che meraviglia. Schifezza incredibile sto posto. Andiamo un attimo, modifichiamola qua. Lo rimuoviamo, ci piazziamo. Il letto. Eh no. Olè. Però magari... Bisogna riorganizzare tutta la situazione perché è terribile. Ci mettiamo anche la... Cioè, ma poi uno non può entrare e trovarsi sta roba qua, dai, è proprio brutta. Una situazione brutta e fatta male. Allora, il tavolo lo mettiamo qua. Questo tavolo lo mettiamo. Poi, cioè uno entra, c'è un attimo di libertà di movimento, no? Dico io. La lavatrice. Ecco, perché uno si fa un po' tutto. E... Altri cuscini ce li abbiamo. Sì. E qua ci metto la cassettiera. Bella lì. Proprio... Tutto a dimensione d'uomo. Esamina. Funge anche da normale tavolino. Ma non c'è spazio per niente qua dentro. C'è sto cactus qua che lui ce l'ha nel terrazzo. Io non, no, cioè una porcheria sta cosa. Vabbè dai, direi che oltre alle lamente, scusami, l'elegante lavatrice cestello, butta tutto dentro e non pensarci più. Che è più grande di me, che cos'è? Cioè, ora, io sarò 1,70 m, dico?
personaggio? Quant'è alto sto frigo? C'era bisogno? Poi il letto che ti arriva, bah, all'inguine? C'è bisogno? Va bene ragazzi, per questo video direi che è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo, come sempre cosa ne pensate anche dell'anime, se vi piace. Io ve lo sono sparato tutto di fila perché lo trovate su Netflix e va giù che è un piacere quello che è arrivato, comunque tradotto in italiano. E detto questo ragazzi, noi ci vediamo come sempre qui su Orla's Game. Mi raccomando, fate come il nostro super Orla, sempre la mascherina e state a casa come fa lui. Quindi ciao a tutti ragazzi e mi raccomando, state in casa. Ciao.